questo documentario doveva intitolarsi Il caso Perriera e non Il piano segreto. Credo che fosse qualche film mainstream di cui non ho grande ricordo. Fantasia, te la vuol dire? Venne solo lui come ospite, ma presentammo un film che avevamo fatto insieme, Pellegrino. Che è un film sul Monte Sacro di Palermo. È stato nel 2005, ho fatto un corto che si intitolava Con l'acqua. Feci un lavoro in cui era più videoarte. La prima volta che la videocamera sono state nelle piazze durante alcune manifestazioni importanti, poi col centro sperimentale dove ho studiato. Beh, il primo corto si intitolava Scarpa alla calza. Raccontava della visionarietà di Carlo Scarpa. Quando ho provato a fare i test d'ingresso alla scuola di cinema. Ebbi la fortuna di avere un docente bravissimo che insegnava cinema. Decisi che volevo fare quello, feci il mio primo corto. Il documentario è un esempio lampante di come tu da una sceneggiatura di un certo tipo ne trovi un'altra perché la realtà arriva, si Si manifesta. impone. Se tu hai un atteggiamento etico rispetto alla realtà, racconti ovviamente dal tuo punto di vista, però comunque la realtà. Io, essendo di Palermo, ero entrato in contatto con lui perché ero andato da esterno a seguire le sue lezioni in questa famosa scuola che lui dirigeva, però non aveva raggiunto una particolare fama. Infatti, all'inizio questo documentario doveva intitolarsi Il caso Perriera. Abbiamo voluto raccontarlo per poter farlo conoscere.